classifica della GP2. Domani invece per i piloti, come l'inquadrato Kimi Raikkonen, giornata dedicata alla mondanità come tradizione vuole a Monte Carlo nel Principato di Monaco, con i piloti che saranno protagonisti di alcune manifestazioni, tra queste anche una sfilata. I momenti sfortunati per Vettel, perché adesso ha dei problemi e ovviamente le condizioni non sono ancora buone per entrare in pista, però comunque la sua vettura ha dei problemi, non è pronta. Adesso non ci dicono cosa sia, però io, cercando di curiosare, di guardare, secondo me stanno lavorando sulla scatola guida, quindi o che ha preso un colpo di dietro e in questo giro dovresti fare un miglior più uno e poi vedere gli altri due. Certo che non si può parlare di tempi interessanti sul giro quando si gira in 1.32, ma anche qui bisogna provare. Vediamo Kimi Raikkonen che, come aveva anticipato Marc Genet, è sceso dalla macchina, si è messo, che forse conosciamo bene, appunto sulle gomme da asciutto e da bagnato da usare per la gara. Ed ecco le immagini di Kimi Raikkonen che va verso il motorhome, tranquillo comunque, si ferma a firmare autografi, si concede ai tifosi presenti lì nella zona d'ingresso, dei tornelli d'ingresso al paddock. In qualche modo fortunati anche questi tifosi a crederci, a restare lì invece di andare sulle tribune a vedere l'azione della Formula 1. Adesso Kimi Raikkonen andrà verso il motorhome della Ferrari e poi avrà il briefing con gli ingegneri per le valutazioni di questa giornata. Ci si affida ai dati della prima sessione di prove libere. Eh sì, perché sono riscontri che comunque non avremo mai, perché è ben difficile ritrovarsi poi anche in qualifica sabato, per esempio, con una pista mezza asciutta e mezza bagnata. Però è molto spettacolare, perché è vero che si gira poco, ma il pubblico che è per esempio a Mirabeau o verso la zona di anche di Rascas vede le macchine che passano larghe e... In pista anche Nico Rosberg, quindi due piloti Mercedes, mentre vediamo Minttu Virtanen, fidanzata di Kimi Raikkonen, arrivare anche lei nella zona del motorhome Ferrari, quindi si è tolta da quella postazione privilegiata di osservatrice per questa sessione di prove libere, visto che Kimi Raikkonen è già abbondantemente rientrato all'interno del paddock. La signora bionda è la suocera di Kimi, no? Perché mi sto chiedendo come sono i rapporti fra i due. Due cose prima di tornare in cabina da Carlo Vanzini. Una, il volto invece di Kimi Raikkonen quando ha dovuto scendere dal suo monoposto a mezz'ora dalla fine. Non è da preoccuparci, sappiamo cosa è successo, non dovrebbe ripetersi in nessun momento del weekend. Peccato, perché lui non ha il feeling con la gomma super soft. Sappiamo che Kimi è un pilota che ha bisogno del feeling, per cui non lo aiuterà nel weekend, però a livello di fidabilità non siamo per niente preoccupati. E poi sfrutto un assist di Carlo che ha detto i tifosi ferraristi dovrebbero venire qui sabato e domenica a bagnare un po' la pista. Sì, può darsi, sì, può darsi. No, io spero comunque che sia una pista asciutta, no? La qualifica sicuro, una qualifica a Monaco asciutta è spettacolare. Sabato ci divertiamo sicuro. Dopo domenica per la gara vedremo, perché è vero che il meteo anche non è 100% sicuro che sia asciutto.